Benvenuti anche oggi sul mio canale. Io sono Rosa Parlato e oggi realizziamo insieme la borsa Tahiti. La realizzo in due colori, con Swan Black Ruggine e colore oro, e uncinetto numero 3. Vado poi a foderare con feltro da 3 mm e un tessuto fantasia. Le misure della borsa sono 28 cm di altezza e 40 cm di larghezza. Passiamo adesso al tutorial. Allora ragazzi, per la nostra borsa andiamo ad utilizzare il fondo che ho realizzato qualche giorno fa come tutorial. Io vedete, ho realizzato già dall'inizio alternando il punto di maglia bassissima e catenella e maglia bassa, quindi il punto che io chiamo Ziguli. Adesso vi farò vedere una variante di questo tutorial borsa, innanzitutto col cordino più sottile, perché io vi ho fatto una borsa, vedete, adesso vi metto la scheda sopra che sta passando, basta cliccarci sopra, e questa borsa è stata fatta con un cordino più spesso, quindi molte di voi mi avevano chiesto un fondo più largo, quindi ho realizzato con il cordino Swan della Filati Tre Sfere colore ruggine. E così andiamo a continuare con due colori, quindi vi faccio questa variante in due colori, useremo il colore ruggine e il colore oro. Un dettaglio prima di proseguire è che io, vedete, quando ho realizzato il fondo, sono arrivata, vedete, in questo punto qui. Ovviamente, se non vi piace che si vede la differenza tra le due righe, dovete andare a chiudere e iniziare al lato della borsa. Io invece vado a proseguire direttamente dall'attacco che avevo già in corso. Adesso io praticamente non faccio altro una volta che ho terminato il mio fondo, ovviamente. Qui io avevo il marcapunti, ok? Noi ci fermiamo dove abbiamo chiaramente il marcapunti, ok? Avevo qui il marcapunti che andava a indicarmi quando finiva e iniziava la riga. Adesso io non faccio altro che andare a proseguire. In questo momento, vedete, io qui ho realizzato il punto Ziguli, quindi termino, no, con la maglia bassa, vedete? Quindi terminiamo il giro con la maglia bassa nel tutorial precedente, ve lo metto nel box informazioni, ma ve lo faccio passare anche sullo schermo in modo che ci clicchiate sopra. Noi entriamo qui dove c'era il marcapunti, vedete, nella maglia bassa e non dobbiamo fare altro che andare a procedere senza fare aumenti. Quindi io entro, vedete, nel punto, quindi cambio la mia riga e maglia bassissima in questa maniera qui. E rimetto il marcapunti. Ovviamente questa borsa, siccome dovete fare prima il fondo, già sapete come andiamo a lavorare. Adesso entriamo in ogni maglia bassa, vedete, prendendo le due asole, carichiamo il filo con l'uncinetto 3,5, maglia bassissima e catenella. E di nuovo, vedete, nel prossimo maglia, prendendo le due asole, maglia bassissima e catenella. E vado a proseguire in questa maniera qui fino ad arrivare al marcapunti. Quando arriviamo, vedete dove abbiamo il nostro marcapunti, ovviamente lo togliamo e adesso dobbiamo andare a lavorare, come per il fondo, dietro dove si sono formate, vedete, queste lineette, andiamo a lavorare una sola maglia bassa, quindi non facciamo più aumenti. Entro, vedete, nella lineetta. Carico il filo in questa maniera qui e lavoro una maglia bassa e su questa maglia bassa metto un marcapunti in questa maniera qui. Adesso guardate, in ogni lineetta entriamo e lavoriamo delle maglie basse. Quindi in ogni punto retro, vedete, entriamo in questa maniera qui, carichiamo il nostro filo e una maglia bassa. Nel prossimo carichiamo di nuovo il filo e maglia bassa e così in ogni punto fino ad arrivare al marcapunti. Quando arriviamo, vedete dove abbiamo il marcapunti, che chiaramente dobbiamo cambiare la nostra lavorazione. Abbiamo lavorato le maglie basse, iniziamo col punto Ziguli. Tolgo il mio marcapunti e semplicemente inizio l'altra lavorazione. Entro all'interno, vedete, prendendo di nuovo le due asole. Carico il filo, maglia bassissima e catenella. E qui rimetto il marcapunti.
Allora, tenete presente che dove abbiamo la maglia bassa, noi qui non dobbiamo la maglia bassissima, non dobbiamo entrare, ma entriamo direttamente qui. Quindi, se voi pensate di confondervi, potete mettere anche direttamente, vedete, dietro l'anellino. Oppure, se pensate che vi confonde questa maglia bassissima, lo mettete sulla maglia bassissima. Io in genere lo metto sulla maglia bassissima perché so che qui non devo entrare con questo punto qua, ma entrerò direttamente dietro qua. Insomma, dovete regolarvi voi come vi è meglio, insomma, come si capisce meglio per voi dove dovete iniziare. Allora, entriamo nel prossimo, vedete? Carico il filo e di nuovo maglia bassissima e catenella. Nel prossimo, carico il filo, maglia bassissima e catenella, e così fino al marcapunti. Arrivati al marcapunti, vedete dove ho messo il marcapunti? Io devo iniziare a lavorare nelle lineette dietro, vedete che si formano a maglia bassa. Adesso io vado a proseguire alternando sempre queste due righe fino ad arrivare all'altezza che desidero. Quindi vado a proseguire e poi vi dico quante righe ho realizzato. Come potete vedere, io ho proseguito e questo, vedete, è il risultato. Vi dico in totale quante righe ho realizzato. 1, 2, 3, 4. Queste sono le righe del fondo. Poi 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Quindi 10 righe totali. Adesso noi ci troviamo qui e dobbiamo andare a chiudere la nostra riga. Per chiudere la riga, vedete, tagliamo il filo e semplicemente sfiliamo in questa maniera qui. Quindi qui ho, vedete, il marcapunti e qui vado a inserire all'interno di un ago con la punta tonda. Salto dove ho il marcapunti, vedete, dentro in quello dopo in questa maniera qui. Togliamo ovviamente il marcapunti in questa maniera, vedete? Tiriamo la lavorazione così ed entriamo all'interno del punto così e così abbiamo chiuso, vedete, la lavorazione. Andiamo ovviamente all'interno a nascondere il nostro filo e andiamo a saldare. Una volta che avete visto che avete chiuso bene, tagliamo e saldiamo con l'accendino. Ed ecco qui. Adesso dobbiamo andare ad iniziare la lavorazione, vedete, continuare la lavorazione con il colore, con un altro colore. Io personalmente cambio il colore e uso il colore oro. Quindi faccio questo contrasto oro e ruggine. Ovviamente voi potete lavorare con qualsiasi filato. Adesso semplicemente vedete dove ho chiuso. Allora, continuo dove ho chiuso perché anche se è impercettibile questo cambio di riga, però in modo che venga da un solo lato, altrimenti se iniziamo dal centro poi insomma sarà percettibile anche di qua. Quindi in uno di questi punti entriamo, allora io in questo caso entro dove ho, vedete, il cambio riga, quindi entro qui, mi aggancio con una catenella e di nuovo una maglia. Un'altra catenella, quindi vedete sono due catenelle. Metto il marcapunti sulla seconda catenella, entro nel prossimo, realizzo una maglia bassissima e una catenella. Perché noi abbiamo terminato, terminiamo sempre la riga, vedete, con la maglia bassa. Quindi in sequenza adesso andiamo a lavorare la maglia, vedete, entro all'interno delle due asole, maglia bassissima e catenella. Di nuovo, maglia bassissima e catenella, maglia bassissima e catenella. E facciamo questo fino ad arrivare al marcapunti. Quando arriviamo, vedete dove abbiamo il marcapunti? Qui è la catenella e qui è la catenella per agganciarci. Io entro di nuovo dove ci siamo agganciate, vedete, in questa maniera qui, lavoro una maglia bassissima. E adesso vado a lavorare direttamente, vedete, sulla solina che si forma dietro. Come abbiamo fatto fino adesso, noi dobbiamo andare a lavorare le maglie basse su queste asoline. Quindi tolgo il mio marcapunti, entro dietro, vedete, appena dove vedo la solina,
quindi andiamo a vedere bene, eccola qui, entriamo e lavoriamo la maglia bassa. E su questa maglia bassa ovviamente vado a mettere il marcapunti. Adesso vedete, in ogni asolina retro, quindi giriamo la nostra lavorazione, andiamo a lavorare le nostre maglie basse. Quindi entriamo e lavoriamo una maglia bassa in ogni asolina. Ecco, vedete, asolina, asolina, in ogni asolina lavoriamo una maglia bassa e lavoriamo le nostre maglie basse fino ad arrivare al marcapunti. Una volta vedete che abbiamo completato le righe di maglia bassa, dove abbiamo il marcapunti lo togliamo e iniziamo con la maglia bassissima e la catenella. Quindi entriamo, vedete dove abbiamo la prima maglia, lavoriamo la maglia bassissima e una catenella. E sulla catenella mettiamo il nostro marcapunti perché qui cambieremo la riga. Adesso in ogni maglia bassa, vedete, entriamo prendendo entrambe le asole, carichiamo il filo, maglia bassissima e catenella. Nel prossimo maglia bassissima e catenella. E così in ogni maglia bassa. Quando arriviamo al marcapunti, dietro nelle asoline che si formano, lavoriamo un giro di maglia bassa. Di nuovo, quando arriviamo dove abbiamo il marcapunti, lavoriamo di nuovo maglia bassissima e catenella. E così per tutta l'altezza della nostra borsa. Quindi alterneremo sempre le due righe di punto zigulì e maglia bassa, punto zigulì e maglia bassa. Io vado a proseguire e poi vi dico quante righe ho realizzato. Allora, ragazzi, io ho proseguito per altre 26 righe, alternando sempre maglia bassa e poi la riga di punto zigulì, maglia bassissima e catenella. Adesso andiamo a centrare quelli che sono i nostri punti per realizzare il manico. Io ho un totale da un lato di 47, ovviamente non contando il centro, quindi ho 47 di qua, 47 dall'altro lato, più i due punti del marcapunti. Quindi ho contato dopo il marcapunti 2, 4, 6, 8, 10, 12 catenelle e sulla tredicesima ho messo il marcapunti e faccio la stessissima cosa anche di qua, conto 13 maglie basse e metto il marcapunti. Quindi io qui termino con la riga di maglie basse e lascio centralmente, vedete, sempre dopo il marcapunti 2 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 e 21 catenelle. Queste sono le catenelle che lavoreremo. I due invece sono dei marcapunti, dei semplici marcapunti che andranno nella lavorazione questa qua esterna. Ok? Quindi facciamo la stessa cosa anche ovviamente dall'altro lato. Quindi adesso vedete dove il marcapunti lo tolgo. Avendo realizzato le maglie alte, adesso dobbiamo lavorare la maglia bassissima e la catenella. Quindi entro nel prossimo punto, lavoro la maglia bassissima e una catenella e vado a mettere il mio marcapunti. E lavoro così, vedete, sulla prossima maglia bassa lavoro una maglia bassissima, una catenella, sul prossimo una maglia bassissima e una catenella, tolgo il marcapunti e sul prossimo maglia bassissima e inizio ovviamente con le catenelle, ok? Quindi qua, da qua in poi iniziamo con le nostre catenelle. Quindi lavoro 1, 2, 3, 4, 5, 6 fino ad arrivare a 21. Lavorate, vedete le nostre 21 catenelle, dove abbiamo l'altro marcapunti, lo togliamo, ci agganciamo a maglia bassissima, quindi vedete una maglia bassissima e una catenella. E nel prossimo, maglia bassissima e catenella. Nel prossimo, maglia bassissima e catenella.
fino ad arrivare dove abbiamo l'altro marcapunti. Quando arrivo, vedete dove ho l'altro marcapunti, lo tolgo ovviamente e anche qui inizio a lavorare la maglia bassissima e conto le 21 catenelle, quindi andiamo a lavorare 21 catenelle come abbiamo fatto dall'altro lato. Anche qui vedete, quando abbiamo lavorato le nostre 21 catenelle, ci assicuriamo che la catenella è distesa bene, togliamo il marcapunti e anche qui maglia bassissima in questa maniera qui, una catenella e di nuovo maglia bassissima e una catenella fino ad arrivare dove abbiamo la prima catenella da lavorare. Prima di arrivare alla catenella, vedete, arriviamo ovviamente dove dobbiamo cambiare la nostra riga, quindi togliamo il nostro marcapunti e iniziamo la lavorazione delle maglie basse. Vedete dove abbiamo la lineetta retro, quindi io entro e lavoro la prima maglia bassa e qui ovviamente vado a rimettere il mio marcapunti. Adesso in ogni lineetta retro lavoriamo le maglie basse fino ad arrivare alla nostra catenella. Vedete, giriamo dietro e qui già troviamo, vedete, la catenella. Io che cosa faccio? Giro la catenella in questa maniera e vado a lavorare nel punto retro, così, vedete. Quindi nel punto retro della mia catenella lavoro la maglia bassa in questa maniera. Vedete, la catenella è così, io l'ho girata praticamente e lavoro in ogni punto la mia maglia bassa. Facciamo le nostre maglie basse per tutti i punti fino ad arrivare dove poi troviamo, vedete, la lavorazione della borsa. Quando abbiamo lavorato, vedete, su tutta la nostra catenella, questo sarà il nostro risultato. Adesso dobbiamo andare a proseguire nel punto retro, vedete, in questa maniera. Qui ho lavorato l'ultima catenella, entro nel punto retro e lavoro la mia maglia bassa, quindi in ogni punto retro lavoriamo le maglie basse. E lo facciamo fino ad arrivare all'altra catenella. Quando arriviamo, vedete, dove abbiamo la prima catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo nel primo punto, vedete, retro, e lavoro la maglia bassa. Adesso in ogni punto, vedete, la catenella è così, io la giro e lavoro sempre in questa solina retro. Quindi la stendiamo bene e ci rendiamo conto, vedete, che la solina è questa, quindi non saltate nessun punto. Basta stenderla che la vedete bene. Adesso vado a proseguire così sulla catenella fino alla fine dove inizia ovviamente la lavorazione della borsa. Arriviamo, vedete, nell'ultimo punto della catenella, guardate, da lavorare, quindi lavoro l'ultima catenella retro e adesso ovviamente vado a proseguire in ogni punto, quindi in ogni, guardo bene dov'è la prossima, eccola qui, e lavoro, aspettate, no, eccola qui, e lavoro le mie maglie basse dietro la lavorazione, vedete, così. E lavoriamo le nostre maglie basse in ogni punto retro fino ad arrivare al marcapunti. A questo punto, vedete, io sono arrivata dove ho il marcapunti, ovviamente devo cambiare la riga. Vi faccio vedere già il risultato. Ovviamente io devo andare a proseguire per un po' di righe. Quindi adesso che cosa faccio? Ovviamente, come abbiamo fatto fin d'ora, dove ho il mio marcapunti, lo tolgo e inizio il punto di maglia bassissima e catenella. Quindi inizio maglia bassissima e catenella e rimetto ovviamente il marcapunti. Vado a proseguire, vedete, adesso praticamente noi abbiamo le maglie basse sul manico,
semplicemente con il punto di maglia bassissima e catenella anche sul manico, fino ad arrivare di nuovo al marcapunti dove cambieremo di nuovo la riga. Quindi inizieremo con le maglie basse e questo fino ad arrivare a un'altezza che ci soddisfi e che tenga ovviamente un pugno più saldo per il nostro manico. Io adesso vado a proseguire alternando sempre le due righe e poi vi dico quante righe totali ho realizzato per il manico. Come potete vedere, io ho proseguito, vedete, una riga di maglia bassa, una riga di punto zigulì, maglia bassa, zigulì, maglia bassa, zigulì, di 2, 4, 6 righe, in questa maniera qui. Quindi ragazzi, la nostra borsa è terminata, io andrò ad abbellirla con una nappina e tutti i tutorial sia per foderare la borsa che per il fondo. Adesso vi rimando a quei tutorial che possono essere utili e anche la playlist delle fodere. Io vi saluto al prossimo tutorial.